Siamo con Zucchero per la presentazione di Discover Secondo. Ciao Zucchero, benvenuto su Ciao, SMS News Quotidiano. grazie. Allora, io incomincerei chiedendoti una cosa su Amor che muovi il sole, e di cui tu hai riscritto il testo in maniera però non letterale. Secondo te oggi, con quello che si vede intorno, con la società di oggi, l'amore può ancora muovere tutte le Io cose? spererei in questo momento, però mi chiedo, l'amore è ancora in giro? Punto interrogativo. Perché l'amore inteso come universale, se vedi quel che succede, guerre, quella poi di Israele e Palestina, una roba che se dovesse essere basata, che se fosse questo amore, invece è proprio forse per un fatto religioso che viene, che si massacrano a vicenda, l'Ucraina, Russia, ma non solo quell'aspetto lì, le gang di questi ragazzi giovani che si sparano senza nessuno, per motivi futili, oppure non danno più senso alla vita. Il futuro, io sono preoccupato per il futuro di giovani che sembra che non vogliano o non abbiano il futuro. Ecco, questo, l'amore dov'è? Infatti me lo chiedo, dov'è? E non va bene così, non ci siamo. E in questo la musica che ruolo può avere oggi per mandare dei messaggi appunto Bah, positivi, la per muovere musica, un po'? guarda, non le cambia purtroppo queste cose, non ha purtroppo quella forza lì. La musica può sensibilizzare le persone che sono predisposte alla pace, all'amore, al dare agli altri. Quello sì, soprattutto grandi eventi come ci sono stati a suo tempo di Live Aid, qualcosa hanno fatto. Ma la musica, cioè di un artista solo, non ce la fa. Però, insomma, è sicuramente un volano per buttare un seme. Questo, secondo me, la musica lo può fare. In questo viaggio musicale, dalle tante sfaccettature, vorrei chiederti quali nuove anime musicali hai scoperto? Oh! Bella questa. Ma il fatto di fare delle canzoni già belle e buone, quindi avendo la materia prima, però doverle riarrangiare con dei suoni tuoi, gli arrangiamenti, le dinamiche, i ritmi, per cercare di farle tue, questo è un processo creativo molto interessante. Per non farle assomigliare a cover magari della stessa canzone già fatta da altri, sembra un lavoro più facile, ma in effetti c'è un bel po' di ricerca. Ecco, quindi mi serve per stimolare ancora e stimolare la creatività. L'omaggio a Ivan Graziani con Agnese, come mai hai scelto proprio questa canzone? Beh, perché la musica mi è sempre piaciuta, addirittura c'era un gruppo degli anni 60 che la faceva in America, c'è stato Phil Collins che l'ha fatta anche lui con un testo con il titolo di A Groovy Kind of Love, quindi la musica mi è sempre piaciuta, ma in particolare il testo che ha fatto Ivan Graziani lo sento mio, perché io ho sempre parlato della provincia, di rapporti genuini, no? Di cose anche romantiche del passato che forse nelle province non ci sono più. Quindi è un tema che sento che mi appartiene, e quindi l'ho scelta anche, in questo caso, soprattutto per il testo. Grazie mille. Prego.